fermata di quando finisce la catena delle girostazioni. Siamo in discesa, siamo di nuovo sulla cabinovia Croste 1 più 2, che come sempre una Gamatic del 1986. La vediamo, qui vediamo la seggiovia Express Croste. E la Rododendro Express. Molto più lunga, eh? Eh sì. Ma il secondo tronco è di una lunghezza normale, però il primo è particolarmente lungo già da solo. Poi se li sommi pure. I sedili dei Flirt della Saab. Anche questo è un passaggio da anni 80 e 90, probabilmente adesso la ritenuta sarebbe stata più indietro e questa doppia qui non ci sarebbe stata. Perché chiaramente, visto che oggi le funi sono molto diverse, sopportano sforzi, sopportano tensioni molto molto più alte, quindi se una fune ha una tensione maggiore fa meno pance. Questo cosa vuol dire? Che si possono mettere meno sostegni e quindi si possono fare più alti, la linea può stare più alta e quindi può, è meno vincolata all'andamento del terreno. Quindi qui il terreno è molto molto a sali scendi e questa cabinovia in generale lo segue abbastanza pedissequamente. Una linea più dritta, cioè un impianto più nuovo sarebbe certamente più dritto. Una grande miglioria che si ottiene sostituendo un impianto vecchio con uno nuovo è anche questo, è il fatto che rettificando il tracciato, per la verità la rettifica di tracciato è una cosa ferroviaria che si fa quando si spostano le deviate, però vabbè, a parte questo, diciamo si è capito cosa intendo. In linee così può far guadagnare, sembra poco, ma in realtà si riesce a risparmiare anche un buon 20% del percorso e quindi il 20% del tempo di percorrenza, mantenendo la stessa tipologia di impianto e la stessa velocità. Ovviamente questo discorso varia a seconda della linea, perché per esempio, non so, una seggiovia di un campo scuola dove sostanzialmente sarà una linea pianeggiante, beh lì non cambia molto, se anche ci sono meno sostegno, se sta più alta, cioè, meno male, la lunghezza sarà sempre quella. Però ecco, un altro impianto dove invece farebbe molto la differenza è la Fedara Verau a Cortina. Beh, probabilmente anche questa. Pinzolo chiude alle 5:30, quindi
Basta che arriviamo lì anche alle 4, comunque facciamo in tempo a farlo. A rifarlo. Anzi, là si vede la zona spinale, dove c'è l'arrivo della nuova seggiovia e la cabinovia. Qua non stanno scritte le altitudini. Ma la numerazione delle cabine sarà comune per tutti e due i tronchi? Oppure, visto che tanto passano da uno all'altro, hanno una numerazione comune? Cioè, volevo dire, hanno due numerazioni separate come i sostegni, cioè ogni tronco ha le sue cabine, poi il fatto che si mischino non c'entra, oppure, visto che si mischiano, hanno una numerazione unica? Secondo me ne hanno una unica, perché cioè sarebbe assurdo tu dire: ah sì, ho caricato questa cosa sulla cabina 27. Sì, 27 di chi? Del primo o del secondo? Quindi probabilmente, cioè, secondo me è una numerazione unica, però chissà. La curva abbiamo cambiato catena. Sì, la prima catena finisce lì, per la seconda. Non credo siano le puleggi motrici, però queste. No, probabilmente sono anche qua.
sistemi a gamati che sono marchiati solo dal lato di salita. Quindi qui il numero 32, ok. Gioia, rododendro e vagliana in revisione. Ma guarda, stanno anche, ci stanno anche lavorando. Anche le pulegge tenitrici e i contrappesi. Se fosse una seggiovia fissa, se fosse una seggiovia fissa questo impianto, quanti anni ci vorrebbero a farsela tutta? Cioè già questa ci mette mezz'ora, due ore ci vorrebbero. Andare bene poi. Velocità fa questa, ma credo che 6 metri al secondo non li possa fare. Credo che sia abilitata a meno, tipo a 5. E diciamo che su una linea così lunga, anche solo un metro al secondo, può far guadagnare parecchio tempo. Niente.
Albe d'oro, la D-line. Doppio effetto asimmetrico, 8 contro 4. E la nube d'argento qui sopra. C'è una tagliata nel bosco. Qualcosa mi dice che forse una volta quella soggiovina arrivava fino a Monte Spinale. Forse no, era la nube d'oro che faceva quella linea lì. Si poteva fare un impianto unico allora. Cioè, nel senso che la linea è talmente parallela che sembra. Cioè, sembra proprio coincidente. Cioè, sembra che sia lo stesso impianto che è stato accorciato. Cosa che potrebbe anche essere, perché quella motrice lì, così semplificata, non mi sembra da anni 70. Però se nel 69 avevano già fatto la nube d'oro, sembra strano che dopo nel 77, quando abbiamo fatto quella, l'avessero fatta arrivare fino in cima. Ecco, là vediamo di fronte la partenza della seggiovia Fortini-Pradalago. È rimasta solo quella, perché poi hanno fatto la cabinovia che parte da... non la vedo. Ah, lì dietro, sì. Eccola, dietro questi alberi si vede. Si vede nei sostegni. Perché prima bisognava farsi a piedi quel ponte lì fin là, invece adesso la nuova cabinovia parte da lì e quindi non è più necessario. Se lo dovrà fare chi viene dal di là, ma non è un problema perché è in discesa, non bisogna togliersi gli sci. Anche là mi ricordo che feci 40 minuti buoni di coda alla Fortini.